Qui loro vivono in piccoli gruppi perché abbiamo scoperto, abbiamo studiato che più di 120 galline insieme non si riconoscono a vicenda e quindi iniziano, diciamo, a provare aggressività, iniziano a litigare tra di loro. Fino a 120 si auto-organizzano, creano le loro gerarchie, si dividono i compiti, vanno d'accordo, oltre no, e in più devono avere abbastanza spazio. Quindi non c'è bisogno di tagliare il becco alle galline che sono aggressive tra di loro, bisogna dargli più spazio, bisogna dargli meno affollamento. Questa è la nostra soluzione ecocompatibile e sostenibile anche per la loro salute, la loro felicità, diciamo, se così si può dire per una gallina. Gli mettiamo insieme i galli, un gallo ogni 10 galline. Non è vero che due galli in un pollaio non possono stare, basta che ogni gallo abbia le sue 10 galline. È questione di organizzazione, di conoscenza, di studio, di osservazione delle loro necessità.